Non ha mai sbagliato un controllo del genere, Ure. E guarda che come va a finire in contropiede, eh? Dentro per Greve, che sbaglia anche questo! E calcio di rigore veramente. Veramente l'ha fischiato. Rivediamo, per favore, dai. Comunque, adesso pensiamo al Tottenham, che fa già ridere così. Siamo arrivati al nono episodio della carriera. Una puntata molto importante perché siamo in un momento della stagione molto importante. Prima di partire e di catapultarci in questa di puntata, andiamo a vedere che cosa è successo nell'ultima. Perché ci siamo concentrati soprattutto sul mercato di gennaio. Sono usciti dei nomi, ne sono entrati altri, in particolar modo quelli di Solbakken e Fagir. Il primo, il norvegese, è arrivato dalla Bodø/Glimt, ha avuto un impatto devastante, semplicemente devastante, sul Brøndby, assist all'esordio in conference, gol all'esordio in campionato e poi gol al ritorno del playoff di conference. E praticamente sembrava tutto perfetto con il passaggio del turno e le vittorie e gli ottimi risultati di inizio 2022. Peccato che agli ottavi di Conference League ci sia il Tottenham. E quindi direi di prendere in mano il joystick per cominciare a vivere questo episodio. Da parte vostra però ho bisogno di un like, di supporto per questa serie, di farvi iscrivere al canale se non siete ancora iscritti per supportare il canale e anzi attivate anche la campanellina per non perdervi nessun contenuto in uscita e rimanere aggiornati. Seguitemi anche su Instagram. Ragazzi, oggi è 11 marzo ed esce questo episodio qui. Il 12, che è domani e quindi è sabato, se siete di Roma dovete venire al Ciriaci per la decima edizione del derby degli youtuber, che poi uscirà sul canale la prossima settimana e su Instagram. Vi svelo giorno e ora. Sigla e poi partiamo. ...5.788 giorni dopo, il Brøndby è sul tetto di Danimarca! E lo apriamo così questo episodio, con Mirante che sta pensando al ritiro e potrebbe essere un problema visto che abbiamo venduto Hermansen a gennaio. Ne parleremo poi perché ci occuperemo dei contratti, eventualmente di cercare un sostituto. E apriamo contro il Sanderiske al Brøndby Stadion questo nuovo episodio. Veniamo da una vittoria in campionato convincente sul campo del Nordjylland, cerchiamo la seconda di fila in campionato, terza di fila invece nel 2022. Contro il Sanderiske abbiamo vinto anche all'andata e facciamo un giochino per questo episodio. Commentate il video dicendomi quanto abbiamo vinto all'andata contro il Sanderiske. Se indovinate vi lascio un cuoricino. Quindi adesso sta a voi, intanto però partiamo. Bene Maxo, che recupera un gran pallone, vuole trasformare l'azione in offensiva. Arriva anche in zona tiro Andreas, dentro poi per Ure che difende la palla e calcia col sinistro. Ha respinto Flo. Ripartenza possibile, tocco su Ure, poi cercato Skjelderup, non trovato ma se la riprende Andreas in area, Skjelderup! Che cosa si è mangiato? Io capisco che abbiamo venduto Edlund, ma non va per forza sostituito in questo, eh. Pini, dentro per Andion, Maxo a vuoto, palla che diventa buona per Eskesen. Va avanti il Sanderiske al 35esimo del primo tempo, al primo tiro in porta. Dentro il suggerimento per Skjelderup, lascia Ure che la porta sul destro, ma è macchinoso, siamo un po' tutti macchinosi oggi, eh. Tutto chiuso il Sanderiske, in avanti il Brøndby che attacca ma con poca lucidità oggi. Ure a girare bene per Greve in area, Greve guarda la porta e non la trova perché Flo ha detto no ancora una volta. Albeck, poi occhio a Pemi dentro l'area, lascia lì il pallone, papera di Mirante, 0-2. Greve, parte Slimane, va dentro Mabil, la palla è per Mabil, 2-1, segna Ver e va a raccogliere il pallone, minuto 74. Prova a spingere, ha un po' di campo, il numero 13. Dentro c'è Ure che vuole il pallone, lo vede Bungard, lo serve, Ure col controllo pessimo! Non ha mai sbagliato un controllo del genere Ure, si gira bene Ure. Poi la perde, come per tutta la partita, che il Brøndby perde 2-1, falliamo per... l'ennesima volta in questa stagione la prova di maturità. Facciamo qualcosa di bello, che in questo caso era stato il passaggio del turno contro l'Union Berlino. E poi però siamo sempre più lontani dalla vetta.
perdendo punti con queste squadre qui. E ora ci sono i quarti di finale di Sydbank Pokalen, vale a dire la Coppa Nazionale. Abbiamo giocato e vinto contro il Norgelland agli ottavi, questa però la voglio simulare. Sapete, non sono solito farlo, però ho il focus sul campionato e naturalmente sulla conference, quindi simuliamola e vediamo come va. Bene così, 1-0 di Mikael. Sono due. Assist questa volta di Ure, gol di Mabil. Occhio, occhio, l'abbiamo preso. 2-1. Ho fatto due cambi, ho messo Fagir e Dukuli al posto di Ure e Solbakken. Occhio, occhio, in contropiede però è una follia, ragazzi, eh. In contropiede, se sei avanti è una follia. Scendo in campo, sì, scendo in campo. Mannaggia a me e quando penso di poterle simulare queste partite. Buon anticipo di Maxo, che poi tocca per Wigan. Skjelderup. Occhio che parte Dukuli, servito in area. Dukuli guarda dentro dove c'è Fagir, che segna il suo primo gol con la maglia del Brondby e fa 3-2. E allora secondi finali su una partita che finisce ora. Il Brondby va in semifinale di Coppa di Danimarca, ma ci siamo dovuti un po' sporcare le mani, anche se volevamo simularla questa. Alla fine scendiamo in campo. In semifinale ci sarà il Midtjylland e mi dispiace, perché io li volevo affrontare in finale. È Brondby Midtjylland e la partita. O Silkeborg o Aalborg. Saranno le avversarie del Midtjylland, naturalmente, non le nostre. Noi verremo malamente eliminati in semifinale, no? Ora, comunque, a proposito di Silkeborg, deve essere la partita da cui ripartire. Tutto vero, però è anche la partita prima del Tottenham e quindi un po' di turnover c'è. Fiducia a Fagir là davanti con Ure che ha deluso nell'ultima di campionato e che ci servirà contro il Tottenham, ma poi Fagir si è anche sbloccato. C'è Greve con Skjelderup che riposa, c'è Rosted con Maxo che riposa per una delle prime volte in questo campionato e c'è la partita che comincia. Brink va sul destro, dentro ancora Elenius, vantaggio del Silkeborg, minuto 8. Occhio però che sbagliano anche loro, palla regalata a Solbakken in area, dentro il pallone per Wigan. E allora tutto in parità, 1-1 sul regalo clamoroso della difesa del Silkeborg. Tra le linee Solbakken per Fagir, guarda la porta, calcia col destro! Sul fondo, Jorgensen, dentro il suggerimento che filtra ancora, 2-1. Siamo veramente pessimi. La seconda volta che ci bucano così. Greve ha visto Solbakken, lo serve. Occhio che c'è anche Bruce a destra. Bella palla di Solbakken per il 17. Dentro è solo Greve che è riuscito a non segnare. Pazzesco. Prendrup gioca il tocco dentro verso Solbakken. Larsen. Greve. Larsen. Ure. Sposta il pallone e dribbling. Va via. Occhio che è in area. Ure. Ha toccato Larsen. Greve si ferma, buono il dribbling, ora serve il movimento, ci sarebbe quello di Felix, servito sui piedi. Poi chiuso, secondo me fallosamente, no? L'arbitro dice che si gioca. Si è anche fatto male Felix, ma non era fallo, sicuramente. Tocco dentro su Elenius, intanto che è partito ancora. Guarda Mirante, torna a Cembe. E calcio di rigore veramente, veramente l'ha fischiato. Rivediamo per favore, dai. E lui si mette avanti, subisce fallo e calcio di rigore. Peraltro sta uscendo Felix che è entrato ma si è fatto male e quindi dentro Dukuli che è il nostro ultimo cambio. 3-1. Dukuli vicino per Ure, di ritorno Dukuli, dentro per Greve che sbaglia anche questo. Altro contropiede. Non so che dirvi, non so che cosa dirvi. Il Brondby continua a fare beneficenza a tutti quest'anno. Perde male, tra l'altro, anche in casa del Silkeborg. 4-1, addio ai sogni scudetto. Solo che il problema è che si allontana anche il secondo posto, che comunque può essere un appiglio per la Champions. Così è difficile, perché adesso siamo a meno 9, ma loro devono ancora giocare. Poi magari la prossima con l'Arus la vinciamo, eh. Il problema sono le piccole. Sono le piccole, che piccole contro di noi non sono, perché vincono non facendo un tiro in porta, parando di tutto con i loro portieri che sono tutti Alisson, clamorosamente, cioè fa molto ridere, però è così da inizio stagione e noi poi perdiamo, sempre. Anzi, sono quasi contento di aver perso 4-1 questa partita, perché di solito perdiamo di un gol così, tanto perché non riesce a rimontarla. Comunque, adesso pensiamo al Tottenham,
che fa già ridere così. Bisogna refreshare mentalmente, bisogna switchare mentalmente e bisogna provare a fare un miracolo vero e proprio. Quando è stato sorteggiato il nostro avversario degli ottavi di finale di Conference, c'è chi si è disperato, ma c'è anche chi ha esultato. Sì, perché qui, a Brøndby, nella periferia occidentale di Copenaghen, erano anni che non si respirava un clima così. Erano anni che non si vedeva un'avversaria così. C'è il Tottenham, signori, e indipendentemente da come andrà questa doppia sfida, questa partita è un regalo, sfruttiamolo, perché le imprese le sappiamo fare e lo abbiamo già dimostrato in questa stagione. Questo era l'inno della Conference, questa è Brøndby Tottenham, sono gli ottavi d'andata della Conference League 2021-2022. Loro hanno vinto il girone, noi siamo arrivati terzi in quello d'Europa League e dopo lo spareggio contro l'Union Berlino li abbiamo trovati sul nostro cammino che fa anche rima e speriamo che porti bene. È oltretutto una squadra, come sapete, che abbiamo già affrontato con il Monaco su FIFA 21 in finale di Europa League. Scrivetemi altro giochino nei commenti il risultato esatto di quella partita. Così comunque in campo il Brøndby, 4-2-3-1, nessuna sorpresa se non Radosevic al posto di Wigan in mezzo al campo. Per il resto è l'11 tipico, che però in questo momento va detto, non sta rendendo molto bene. Effettivamente forse li affrontiamo nel nostro momento peggiore. Comunque questo è il Tottenham di Antonio Conte ed è una squadra di livello assolutamente superiore al nostro dal punto di vista dei nomi, però poi bisogna dimostrarlo in campo. Dentro c'è Son, servito da Felipe, occhio al 7 che va dietro Kane, Son lo vede, cross, tocca a Tchembe, l'ultimo tocco però è di Son. Mabil alle spalle di Tanganga, il tocco però è per Frendrup. Ure, dentro per Skjelderup, fuori gioco. Peccato, ma ha sempre troppo spazio Kane quando è in possesso del pallone per inventare. Qui 1-2, poi torna sul destro, sfida Maxo che non si fa passare. Capitano, subito a dir di no. Sinistra Mabil, adesso deve stare attento Tanganga perché anche ha ammonito e Mabil ha tanto campo sul secondo, c'è Solbakken, cross che arriva! Ha toccato Davis, angolo e boato del Brøndby Stadion. Occhio perché Maxo ha già fatto male allo Sparta Praga. Nel suo unico gol stagionale, cercato anche qui e Lloris in qualche modo perché non si sono capiti tanto bene lì. E allora rincorre Son che però è molto più veloce, dentro c'è Kane oltre agli altri, Son ubriaca di finte Bruce, poi fuori Marvin si gira e trova Kane. Ancora Marvin, Kane vuole calciare, Maxo deve stare attento e Kane trova comunque lo spazio per fare 0-1, minuto 34 e Spurs avanti. E finisce il primo tempo, bene il Brøndby nella prima mezz'ora, poi secondo me abbiamo un po' accusato il colpo dopo il gol di Kane. Vuole andare fino in fondo, insiste Ndombele, poi dietro Son, rimorchio, doppio palo di Kane e Mirante la tiene lì. E se questo è un segnale, se questo è un segnale, proviamo a rispondere. Mabil, siamo rimasti in vita non so come, ripartenza Brøndby che c'è, 1-2 tra Ure e Mabil, è partito il 7, dentro Ure, servito, Ure rimontato ancora Ure! Non è andato sul pallone! Altro 1-2, e può partire Mabil che è sempre velocissimo e ha lavorato bene prima, lavora bene anche adesso, sul secondo palo c'è Solbakken, Mabil fino in fondo, guarda dentro, la mette, Skjelderup murato, ancora Skjelderup murato! Due volte, ma non ha calciato convinto, non è finita. C'è Solbakken, dentro c'è anche Mabil, la sposta Solbakken, è passato fino in fondo, Solbakken traversa e poi Ure, Lloris, follia pura, follia pura, sta succedendo di tutto ma non vuole entrare il pallone, anche contro il Tottenham abbiamo infinite palle gol,
Solbakken, girato per Ure, riparte Solbakken, servito, la palla passa, Solbakken va dentro Skjelderup e Mabil, la porta il norvegese in area, Solbakken, Solbakken, Joris in calcio d'angolo, angolo di Mabil a cercare Maxo sulla linea del salvataggio, e vabbè, ma anche meno però, cioè basta creare palle gol se non può entrare la palla, ho capito che non può entrare, almeno non fatemi arrivare lì che poi ci credo e ci rimango male. Dentro c'è Ure, servizio che per Mabil, poi Ure in area, Ure, Joris con le mani Solbakken, il tempo sta finendo però, Slimane, Solbakken non riparte, adesso sì, servito sui piedi, dentro ancora Slimane, ultima azione, Ure vuole Greve, la palla non filtra e la partita finisce. Se vi avessi detto finiamo la partita d'andata contro il Tottenham con rimpianti e con l'amaro in bocca per un risultato non meritato, ci avreste creduto? Spurs, è vero che non stiamo attraversando un bel momento, è vero che non abbiamo fatto per niente bene in questo episodio, ma ve lo prometto, ci vediamo al ritorno.